Ieri Paul Pogba è stato trovato positivo, è stato fatta notare che Pogba durante la partita contro l'Udinese è stato trovato positivo al testosterone, sostanza che è vietata dal nostro sistema antidoping e per questo potrà andare incontro a una squalifica. Ad oggi è stato sospeso in maniera cautelativa perché da ieri aveva 72 ore per attingere alle controanalisi per verificare se questa sostanza è ancora presente nel suo corpo. Mi preme dire che in caso di nuova positività il giocatore rischia un massimo dai 2 ai 4 anni di squalifica, quindi è una situazione molto molto delicata per Paul Pogba ed è una situazione anche molto delicata perché, se mi permettete, c'è stata molta confusione ieri riguardo al testosterone, una sostanza. Facciamo chiarezza. Innanzitutto perché ho sentito anche che si può trovare, diciamo, anche in pomate Dovrebbe averlo detto il professor, com'è che si chiama? Castellacci, Castellacci. Castellacci, tra l'altro toscano come me, lo conosce Castellacci assolutamente. è quello che era in nazionale, o dico una Sì, fesseria? È lui. di cui ho grande stima, però comunque essenzialmente però il testosterone in Italia, poi magari al di là di quello che ha detto il professore, in Italia comunque per certe sostanze si necessita di una prescrizione, e specialmente Ieri in strutture mediche subordinate a cure ormonali o comunque a problematiche specifiche. Quindi la sostanza qual è? È che anche nel caso in cui Pogba avesse dichiarato di assumere questa sostanza per l'acqua acetosa, che è l'agenzia che fa i controlli per quanto riguarda l'antidoping, rimane una sostanza vietata, in quanto, ripeto, non assumibile per nessuno sportivo in Italia, anche se il problema fosse già noto all'acqua acetosa. Quindi, inoltre, quello che fa strano, diciamo, in tutta questa questione, è che, diciamo, il testosterone si può trovare anche in integratori non acquistabili in Italia. Quindi Ahia. quello che posso dire, Com'è poi sta cosa? Scusami, ci no, sarebbe ti ripeto quello che ho integratore? detto prima, Manfred. In Italia il testosterone è prescrivibile da strutture o medici che possono darlo a pazienti tramite prescrizione, e questo è un primo fattore. Il secondo però è che comunque per l'acqua acetosa rimane un farmaco che in ogni caso è assimilabile al doping per uno sportivo. Quindi in ogni caso è una situazione molto molto delicata. Posso dirti che la Juventus è rimasta molto sorpresa, non se lo Vogliamo aspettava. rispondere a questo, Dario? Ieri abbiamo avuto anche Cerchione che ha delle palestre, più di 50, ecco, però questo. Guardate, scrivendo testosterone in palestra i risultati sono indiscutibili. Vabbè, ma questo che ci incastra? No, non penso che in palestra vengano fatti sistemi antidoping riguardo No, però la da un... possono recuperare loro, Sì, ma tranquillamente. Questo forse volevo. il comunicato dell'acqua acetosa comunque era specifico che la sostanza non fosse non endogena, quindi comunque fosse in qualche modo integrata al sistema di Pogba. Diciamo che ripeto, la situazione è molto molto spinosa, e quindi aspettiamo magari qualche comunicato ufficiale in più. Però quello che mi hanno riferito è questo. In più la Juventus insomma, diciamo che non se l'aspettava, non si assume ha la sicurezza di non aver dato alcuna sostanza proibita a Pogba. Quindi diciamo che l'altra questione particolare è questa. Ora, naturalmente non resta altro che aspettare le controanalisi, anche se ancora non c'è Colpo stata data. ha visto la protesta di ieri dei tifosi bolognesi. Non gli resta che quella, che devo dire, a me fa sorridere. Ne sono successi di casi analoghi, Palomino, Nana, eccetera, simili. Mi pare che ci sia stata tutta questa Idea recriminazione. si è fatto lei, Colpo Gobbo, in merito all'affare da 80 milioni di Che 4 Pogba anni? sembra uno di quei film horror dove viene adottata una bambina dall'orfanotrofio e poi quella bambina ammazza tutti. Più o meno è la stessa trama, Ovviamente. la Juventus. Cioè, è molto simile. Ne ha combinato una più di Bertolt.
assoluto da quando è rientrato. E mi dispiace perché io poi a lui ci sono parecchio affezionato, ecco. Però è effettivamente così. Cioè, lui è rientrato alla Juve, si fa male al menisco, decide di non operarsi, rientra tardi, si infortuna, poi torna di nuovo disponibile, ne combina un'altra. Io credo che alla fine, se la cosa si rivela, cioè va verso l'esito negativo, ovvero con la squalifica molto lunga, credo che la Juventus andrà a rescindere il contratto. Sì, si parla di questo, adesso capiamo le varie regole, però c'è una difesa fortissima su Paul Pogba, e per me, io l'ho ascoltata prima, non fa una piega. Ve la faccio sentire, vai. Occhio, perché questo stravolgerà tutto quello che avete pensato finora. Presumo sia una cazzata. Allora, eh? Si sa che Pogba si sta curando ormai da anni, che per curarsi assume delle medicine, assume delle sostanze. Guarda un po', vanno a sorteggiare proprio Paul Pogba. Quindi è un attacco mirato, oh, e la Juventus è sotto attacco, mettetevelo bene in testa, i 9 scudetti consecutivi li hanno devastati. Un anno il caso Suarez, un anno il caso plusvalenze. Mo quest'anno la Juve si è accordata e mettono in mezzo la vendita, e oggi esce il testosterone di Pogba. Ogni anno trovano qualcosa di diciamo di aiutiamo per non far vincere lo scudetto alla Juve. Chiaro, è molto grave, è meraviglioso, a me ha convinto comunque. C'è il banner, ragazzi, di NordVPN che è in primo piano, se lo volete cliccare. Tutti sapete che cos'è una VPN. Con noi avete innanzitutto uno sconto, e poi Manfred, se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi me la faccio anch'io, e addirittura senza rischi, perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè, c'hai tipo il mese di prova, ragazzi, per capirci. Esatto. Quindi potete anche provarla, vedete se vi trovate, il uso che ne fate, se la utilizzate. Cioè, se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè avete uno sconto. Tutte le app sono in italiano, è sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi. Me la faccio anch'io. Ma penso che tutti lo conoscete, NordVPN, però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. No, che ne dite, ragazzi? Che ne dite delle parole di questo genio? No, ma tornando seri, ecco qua, in caso di accertata positività di Pogba, la Juventus potrà risolvere il contratto. Entro 7 giorni arriveranno le controanalisi. Dario, che vuol dire risolvere il contratto? Questa è una bella domanda, ma perché bisognerà capire quali accordi ci siano tra Pogba e la Juventus, e soprattutto tra la Pimenta, che è l'agente rappresentante di Pogba e la Juve. Molto interessante il fatto che tra le parti ci doveva essere un incontro sotto Natale, a dicembre, che poi sembrava potesse essere anticipato, secondo quelle che erano le informazioni dei giornali, già a queste settimane, durante questa pausa. Io penso che la Juventus sia in attesa di capire innanzitutto un riscontro definitivo, e poi dovrà andare a capire quali saranno le possibilità nei confronti di Pogba. Innanzitutto il codice di giustizia sportiva, in caso di positività all'antidoping, permette in maniera facoltativa di sospendere gli emolumenti al giocatore, quindi diciamo al momento della conferma Pogba potrebbe vedersi sospeso ogni tipo di retribuzione in questo caso. Che vorrebbe caso. Dire, ragazzi, vorrebbe dire fine carriera, o no? Cioè, cioè 30 anni Pogba. Guarda, non mi sono informato, vorrei capire, perché poi tra l'altro questa ieri è stata una giornata particolare, è iniziata con Pogba che fa delle dichiarazioni ad Al Jazeera, uno dei media più importanti nel mondo arabo, quindi era un'intervista che a me aveva sorpreso non tanto per la contenutistica, dove lui si dichiarava pronto a smentire tutti gli scettici, quanto per il canale scelto
per comunicare le proprie intenzioni. Quindi sarebbe poi interessante capire se questa, se questa squalifica varrebbe anche per quei lidi. A ogni modo la Juventus è molto fredda e c'è da capire se questa freddezza pare sarà poi in realtà, dai. Sì. No, guarda, stavo per dire altro, che secondo me ci sarà da capire se a questa freddezza sarà conseguente un certo cinismo, perché comunque ragazzi, sai, le parole della Pimenta ultime che state dicendo, sì, se sono diverse da quelle di ieri, eccole, eccole. Io sono 36 minuti, no, sono di quelle di ieri, però hai voluto infrangere le regole. Se avete, ecco, queste sono quelle di ieri. Se ci sono quelle nuove, mandatecele al bot che le controlliamo. È l'ultimo post, per cui presumo che lo abbiano visto sui social più che sul sito, Manfred. Comunque, tra l'altro, ieri la Gazzetta, non so se avete visto questo post pubblicato la mattina. Cioè Pogba la mattina dice: non volevo più giocare, farò rimangiare a tutti le critiche, non sono debole. Cioè proprio la giornata più sfigata del mondo per Pogba ieri sera. Vabbè. Sì. Però vedi, sembra fatta apposta. No, ti fa capire che secondo me c'è stata dell'involontarietà in tutto questo. Perché se, al di là di tutto, se uno vuole doparsi non usa il testosterone, che è quello più tracciabile, e lo beccano subito, immediatamente. Per cui secondo me c'è un po' di inconsapevolezza in quel che è stato fatto, e anche le sue dichiarazioni stonano parecchio, no? Con quello che poi è successo nel pomeriggio. Per cui credo nella buona fede, però insomma è da capire, e bisogna sicuramente analizzare un po' il fattaccio. Beh, poi ci sono alcune altre situazioni forse tanto interessanti, del tipo che Pogba ha recentemente cambiato lo staff personale durante l'estate. Sapete che i calciatori hanno anche dei professionisti che li seguono a livello singolo. In più, la Juventus in questi anni si è avvalsa varie volte nei procedimenti che l'hanno riguardata, anche dello studio Chiappero ormai da anni, e dell'avvocato turco. Sono stati anche titolari dell'inchiesta della difesa su Suarez. Gli stessi sono gli avvocati che hanno difeso Palomino nel procedimento contro di lui intentato dalla FIGC, che poi si è risolto dopo 4 mesi escludendo Palomino da ogni responsabilità dell'articolo 4,1 del codice antidoping. Quindi se la Juventus reagisce con una tale freddezza, potendosi avvalere anche della difesa di avvocati che sono già molto esperti in questo settore, qualche domanda inevitabilmente secondo me ognuno di noi se la fa. Poi posso chiedere una cosa, Manfred? Allora, io mi sto chiedendo, comunque, uno come fa ad assumere un certo quantitativo di testosterona senza saperlo? Ormai su ogni medicina che prendiamo c'è proprio il simbolo questo è doping, questo non si può prendere, questo sì, questo no. Cioè, adesso io quello che mi chiedo è: un ragazzo che comunque è anche un professionista, figa, si prende la tachipirina, cioè lo chiedi, no? Cioè io prima ho guardato anche i ragazzi di Amala, ma è una cosa che ho anch'io prendendo il Ventolin. Lì, sull'etichetta, c'è una roba così. Cioè questo è doping, punto. Cioè, perché guarda quel programma ridicolo su Twitch di Amala? No, vabbè, sono i miei fratelli, signori Amala, i ragazzi di Amala. Però, mamma mia. In ogni caso, cioè questi sono i medicinali che abbiamo in casa noi. Figurati un professionista che non chiede, non fa cosa, cioè, in effetti, cioè, in effetti non lo so, leggerezza. Più che altro non ti sto parlando di una situazione, Emma, che casca dal pero. Hai presente quando fai una cosa in maniera distratta, la fai in maniera distratta e la paghi e basta? Ma io sto dicendo che nell'intenzione di Pogba non c'è la voglia di prendere il testosterone per performare meglio, per migliorare le performance in campo. Lo ha preso con leggerezza, fidandosi, non guardando neanche. Castellani sostiene non dà vantaggi a un calciatore. Io su questo evito di parlare, che non è materia che mi però riguarda. Logicamente, se incrementa diciamo la massa muscolare, è impossibile che non dia vantaggi. Cioè, sai che Pogba ha fatto il percorso inverso quest'anno, ovvero ha tolto massa muscolare, tanta. Però voglio dire anche alla chat, ragazzi, ma qual è il senso di prendere il testosterone che ti beccano subito e finisce la tua carriera? Qual è il senso? Cioè, io a questa roba qua, alla malafede, non riesco a credere, perché sono molto più i rischi di finire la carriera che non i benefici. E lo dicono i medici. Ti fermo un attimo, colpo. Attenzione,
Attenzione, perché oggi c'è una persona più in lutto di voi. Buonasera, qua dobbiamo prendere provvedimenti. Io non posso fare mezz'ora di fila come se stessimo all'Inps. Io devo entrare subito. Ragazzi. Vabbè, ma stavamo parlando di Pogba. Prego. Cazzo, me ne frega. Cosa vuole dire? che devo dire? No, in generale, dico, parliamo dopo di questo? Beh, questa è un'indiscrezione che abbiamo dato noi per primi. Beh sì, perché quindi tutti i siti, alcuni ancora lo danno in campo, invece Immobile può dare l'ufficialità, non sarà finalmente in campo per l'Italia? Finalmente lo dice lei, io dico che l'attacco che è stato scelto sarà composto da Zaniolo, Raspadori e Zaccagni. Ah, quindi scelta tecnica. Salutiamo Ciro. Ma pensa si segna Scamacca che ti combina ogni santo. Scamacca che cazzo è un gioco, non ce l'ha. Che cosa segna, cretino? Scusami Retegui. Gioca Raspadori, porco zio. Niente, Manfred oggi. Retegui può entrare a partita in corso e deciderla. Sì, vabbè, se entra entra Immobile, cretino. Entra Retegui. Vedremo. Comunque eravamo sulla Juve e Colpo diceva sì, io Colpo ti dico il tuo ragionamento non fa una piega, però non sempre i calciatori spiccano per intelligenza. Quindi, questo è vero, l'ho dimostrato anche più volte Pogba, anche andare a fare serata un giorno prima di una partita importante non lo farebbero quelli intelligenti in un locale che tutti conoscono, invece lo fanno, quindi non lo so. Comunque, cioè, non parliamo sempre di gente super intelligente. Qualcuno c'è anche tra di calciatori colti, però maggior parte lo leggo anche in chat. Sarebbe bello anche capire quanto ci vuole per smaltire se ti prendi una roba del genere, perché poi lo sappiamo tutti, ok, ti beccano, ma vanno a estrazione, allora, ne fanno due alla volta, magari non ti beccano mai. Non sono un esperto, ma dai pareri che sono riuscito a collezionare ieri sembra che ci possano volere 3 mesi. Dicono 4-6 settimane. 3 mesi. Ci mi hanno detto fino a 12, che possono essere coinvolti fino a 12 settimane. Però, per esempio, Palomino aspetta 4 mesi, un po' per i tempi della giustizia sportiva, un po' perché il suo corpo doveva anche espellere le sostanze proibite che aveva assunto senza neanche minima responsabilità. Sono casi molto particolari. Tu Augusto ti sei mai dopato? No, che io sappia no. Beh, però ha avuto una crescita un po' inspiegabile Augusto. Esponenziale. Perché c'è tipo, cioè, 2 metri ma quanto sei alto? Io ti avevo visto la Gottlieb, sei 2 metri. 2 metri. Quindi può essere che sia cresciuto il nostro banchero. Il nostro banchero. A proposito di Gottlieb, il DS Ciscione, possiamo dare un annuncio? Giovedì 14 sarà presente ai trials, ma gli esperti li chiamano trials, però io leggo quello che c'è scritto, non sbaglio mai, di Napoli, quindi fate bella figura perché noi abbiamo la prima scelta da fare delle dichiarazioni in merito. Sì, assolutamente, invito coloro che verranno a fare i trials che volessero essere così scelti a portare dei doni al DS che li valuterà insieme alle loro capacità. Ma che vergogna! Mozzarelle, sfogliatelle, devono meritare. Lo meriteranno, però intanto dobbiamo dare adito pure alla generosità di questi giocatori. Voglio dei giocatori generosi in campo. Ma e se fuori. Tipo uno viene e dice mi ispiro a Immobile. Beh, dipende dal campo, quello che fa in campo, quello vediamo. Comunque, questo è il perché la fucina esce ai gironi, comunque possiamo dirlo, cioè chiedere sfogliatelle, con l'altro le cose. No, noi siamo usciti a gironi perché invece di un portiere ci avevamo praticamente una sedia, una sorta di sgabello, ecco. Quindi, allora fatto la nostra parca figura. Occhio, perché non è finita qui l'attacco mediatico alla Juve dei miei fratelli bianconeri continua. Perché Bonucci continuerà la sua azione legale nei confronti della Juve. Ogni eventuale cifra sarà devoluta in beneficenza a un ospedale infantile. Ha deciso di andare fino in fondo come la normativa consente. Entro a fine della mattinata i suoi legali Antonio Conte,
che credo sia un omonimo, mi auguro, provvederanno a dar seguito all'azione giudiziaria prevista dall'accordo collettivo. In pratica, Colpo, cosa vuole fare Bonucci? Vuole denunciare per... Mobbing, possiamo tradurla in questa parola un pochettino così, che racchiude un po' il senso del tutto. Che quindi la Juve, cioè, sono ormai più o meno un anno che è sotto attacco continuo, ogni giorno, ogni 2-3 mesi esce qualcosa, in questo caso due cose. Infatti posso dire da che mi sono rotto un po' le scatole di questo. Ma non è che ha ragione, non è che ha ragione, come si chiama, ma non mi viene il nome, quello che abbiamo sentito prima. Sicchio. No, non lo so, non lo so se ha ragione, però mi sono rotto le scatole di dover parlare su questioni extracampo. Mi piacerebbe più parlare di Allegri, di come gioca la squadra, essere incazzato se la Juve perde, gioire in caso di... Ma questa roba qua mi ha rotto veramente le scatole. Sai che mi hai fatto pensare che potrebbe giovare ad Allegri una cosa del genere, che non si parla mai di lui e del gioco, che si parla sempre di altro. Io continuo a parlarne, perché poi le partite arrivano, non è che non arrivano e passano in secondo piano. Però se può dire che la Juventus non è che si è comportata in maniera splendida con Bonucci, onestamente. Io non sono d'accordo con Sciscione un pochettino, no. Nel senso, tutto però parte Sciscio dal fatto che Bonucci è una persona super orgogliosa, piena di sé, arrogante, e non accettava il no della Juve, nel senso, Furioso non l'ha mai accettata questa cosa. Ok, però io gli dico che comunque un giocatore che ha dato tanto a questa maglia, almeno la riconoscenza di farlo allenare con la prima squadra piuttosto che con i ragazzini o con gli epurati, cioè, se la meritava. Poi non lo metti mai in campo, però lo fai allenare, cioè, con i compagni di squadra, e poi lo metti sul mercato e gli dici: guarda che tu non giocherai una partita. Ecco, perdeva il terrore che influenzasse anche lo spogliatoio negativamente. Vabbè, ma l'allenatore che c'è sta a fare allora a quel punto? Però Colpo, scusami, a me rompe dire sempre le stesse cose. Allora, Bonucci quanti anni ha quando vince l'europeo? Credo 33-34. Di che anno è? Allora, tu vuoi 2021. Bene. Tu vuoi bene a te stesso? Bonucci è dell'87, 34. Hai fatto un europeo molto buono, l'hai vinto, vai a festeggiare, prendi la conferenza stampa e dite: ragazzi, io con questo calcio qua ho chiuso con... Ma ce l'hai 2 anni di contratto. Ma vai a prendere più soldi in America, in India, dove cazzo va? Ma che te ne frega perché devi andare in America se ce l'hai in Italia? Vecchio, è finita la tua carriera, finita con l'europeo la carriera di Chiellini e Bonucci. Perché si devono trascinare? L'ultima stagione è stato imbarazzante. No, ma è che imbarazzante. Allora, io dal punto di vista tecnico non lo volevo nemmeno alla Lazio quando è stato accostato, e sono d'accordo. Però io credo che con determinati giocatori che hanno dato tanto, e questo non gli si può negare, devi avere un minimo di tatto nel accompagnarli alla fine della carriera. Se c'è ancora un anno di contratto... Non sono d'accordo io su questa roba qua. Ha uno stipendio importante, dal momento in cui sei fuori rosa, sei fuori progetto e tu non l'accetti e sbatti i piedi. Poi io ti dico, la Juve secondo me dove può aver sbagliato? Nel negargli l'accesso a determinate strutture. È quello, io dico quello. Squadra, l'accesso a determinate strutture, là secondo me può avere un barlume di ragione, cioè il ristorante, la piscina, la palestra, lì effettivamente può rifarsi. Tu dici, ti faccio parlare subito Dario, oppure tu dici: prego. Ragazzi, questa è la mia squadra del cuore, io rimango a fare il vostro portaborse, a parlare con i giovani, ogni tanto faccio una partita in Coppa Italia così... E sto a posto, mi alleno 2 anni, non rompo le palle a nessuno. Allora è un altro discorso. Queste erano le due vie: o questo o vado in America. Questo secondo te non riuscirà a... Però è un discorso che lui la squadra se l'è trovata. Scusami, ma lui la squadra l'ha trovata. Ma secondo te non se ne poteva andare in America a prendersi 4 anni, che lo pagavano ancora di più? Perché non la fa? Cioè, è una follia. Cioè, con l'europeo vinto. Perdonami, ma lui è rimasto qua, il contratto ce l'ha in essere, il contratto l'hanno firmato la Juventus e lui, non solo lui da solo. C'è ancora un anno di contratto, lo fai allenare, lo metti fuori dal progetto, ma gli consenti come minimo di essere ancora un giocatore. Ma non voleva essere fuori lui. Ho capito, ma tu glielo spieghi, però non è che gli puoi negare nemmeno il diritto ad allenarsi con gente... Ma gliel'avranno negato, no, perché lui avrà iniziato... Penale si è allenato, Sì, però tu Dario, che idea ti sei fatto? Come funziona, come fuori rosa, come Tallini, dai, sappiamo. Dario, scusa. Dario, che idea ti sei fatto? Sono due ulteriori letture, una più nobile e una molto più maliziosa, di cui me ne assumo le responsabilità. Quella più nobile
No, no, ma niente di particolare. Quella più nobile è che comunque Bonucci è presente nel sindacato AIC. Il sindacato AIC di qui a poco dovrà ridiscutere con la Lega i termini per l'appunto dei giocatori fuori rosa, delle condizioni dei giocatori fuori rosa che sono già stati ridiscussi pochi mesi fa. Quindi molto probabilmente la battaglia di Bonucci può assumere anche questo valore etico. Poi c'è, secondo me, un grado di frustrazione in quello che succede a Leonardo Bonucci, perché abbiamo raccontato della guerra tra Calvo e Allegri nei mesi scorsi interno alla Juventus, che oggi sembra comunque acquietata, sembra. E... però...